Buona live. Buona live. Sa sa. Prova. Prova. Parlami d'amore, Mario. Mario. Mario, parliamo di amore, accoppiamento, ma soprattutto mi lamenterò contigo. Cazzo, ha mandato un messaggio alla clip. Sai che ci si sente? Ha mandato la metà della clip. Allora, della clip. Io qua voglio denunciare l'organizzazione Pingu Frank, che non ha funzionato perché la clip è partita molto bellina, la cosa dell'intro, ma era tagliata. La videocamera ha registrato due clip. Che cazzo dice? Tutte quelle prima? Perché infatti a un certo punto si dice: oh, io ho raccontato un sacco, non ho raccontato nulla. Eh no, era 9 minuti di clip. Ma era la parte centrale del mio show. Sto spiegando. Cosa sta succedendo? Cesare? Cosa sta succedendo? Prova. Ma non funziona più sto microfono. È un po' strano da far funzionare, devi un po' entrare nella sua... Devi... Eccolo. Ma io pensavo avessi qualcosa di interessante da dire. Ma no, non serve. Ho scoperto una funzione pazzesca di quel microfono lì. Cosa? Dammi un attimo. Ci però sta. Ha fatto l'eco. No, praticamente... Era tutto finto. Porca puttana. No. Ci ho provato. No, mi stavi raccontando, Frank, scusami. No, io ho registrato per 9 minuti, voi avete fatto, e mi ricordo proprio ne abbiamo fatto. Che, cioè, avete parlato, raccontato le vostre robe, e io proprio mi ricordo che guardavo i minuti che aumentavano, no? Ok. Quindi ha fatto tutto bene, però in realtà ha salvato due clip. E tu non hai controllato che no, fossero... perché io ho andato da Pingo e ho detto, tieni Pingo, è l'ultima clip. Merda. Invece in realtà erano una clip a 6 minuti e 57 tipo e una da 2 minuti. Tristissimo. Ma disarmante. Posso allora a questo punto, visto che veramente non c'è da nessuna parte, che è morto quel momento lì, spiegare cosa avevo raccontato prima? Molto velocemente, brevemente. No, se pensi che non sia di interesse, era di interesse, è un peccato perché lì era molto naturale. Lo so, lì era mega naturale. Quello anche che perché, non è nella clip. Sì, anche perché io e Nick non è che sapevamo che quella video lì sarebbe andato in la mettiamo. Noi che parliamo di riciclaggio di denaro. Ma mettiamola sul Instagram delle live, sicuramente. No, non è così bello. Non è così bello. La mettiamo sul canale, scusa, sul canale degli abbonati. Sul canale degli abbonati, racconti il motivo per cui morirò giovane? Sì, no. Racconto il motivo per cui morirai giovane. Racconta. Allora, racconti adesso? Lo racconto adesso. No, ma che cazzo lo mettiamo a fare? Ma non lo sapevo. Allora. Davvero l'hai raccontato? No, ma non ha raccontato quello. Sì, ho raccontato. No, vabbè, cioè nel senso è collegato anche a quel discorso lì. Cioè, quello che ti ho raccontato c'ha anche Ti faccio un cappello iniziale. Ogni volta che salgo in macchina di torno sto male. Ok. Sto proprio male. Non vedo l'ora di scendere. Non lavavo l'auto da più o meno 6-7 mesi. Tom Fact. Cazzo, ma siamo a 9. Ma che cazzo dici? Ho scoperto che il counter ha degli evidenti problemi. Ok. Quindi secondo me lui conta tipo solo durante le live. Quindi siamo dovuti intervenire manualmente a rimettere il numero giusto. Ma ragazzi, grazie mille, grazie. Non bastano comunque, bravi, ma grazie. Quindi ogni inizio live dobbiamo farlo, tipo. Quella è la mia banana. Volevo dire proprio, chi vuole una banana? Io ho già mangiata una, sono. È la mia banana. No, grazie. Non è la tua banana? Come no, era sul mio scrivania. La tua banana? Sì. Non lo so. No. Vabbè, colpito la banana. No, stavo dicendo, allora cosa è successo? Ho lavato l'auto dopo, secondo me, io dico 6 mesi, ma secondo me è anche di più. Di più, un anno almeno. Addirittura? Non è tanto, cioè io ho la macchina da 2 anni e non l'ho mai lavata. Vabbè, comunque c'avevo dentro qualsiasi cosa. Dentro no. Ma non la porti dai tipi? Quella vecchia l'ho portata una volta. No, anche questa. No, questa qua mi ricordo che la portavi sempre dai tipi. No, questa mai lavata dentro. Ma quando siete andati in vacanza? Quando siamo andati in vacanza. Era la mia banana. Ma va là, no. Lì. Vabbè, comunque ti posso assicurare che era messa molto meglio della mia. Forse dovresti. No, più che altro, che cosa è successo? Che ho scoperto che dietro tenevo un po' di roba, tipo 3 paia di scarpe, ok? Normale. Tenevo... Perché tipo, non so, devi andare a correre. È che di solito magari vado in montagna, scarponi, sei sempre dentro, pronto, mi scordo, vado al compleanno a giocare a calcetto. Anche io nel bagagliaio ho ancora gli scarponi della montagna, ma non solo. Sono ho utili, ancora tipo la palla, l'ombrellone, tutte quelle cose lì. In Puglia. Esattamente, quindi io continuo ad accordare. Avevo dentro un faretto da caverna, tipo da miniera, non so per quale motivo. Avevo dentro delle scatole di Lego, avevo dentro delle scatole vuote di qualsiasi roba. E a un scatole certo di Lego tipo? Delle scatole ma di Lego. Ma disattivatelo l'audio di Cesare, credo che sia lontano per non farsi sentire mentre impara a usare il microfono. Ce l'ha fatta.
perché dalla regia, vedendoti vagare, avevano acceso i boom. Ma forse era meglio se restava là con i boom spenti. Diciamolo, oggi Cesare è strano, si comporta in maniera particolare. Eravamo a mangiare insieme al supermercato, a un certo punto io e Nelson non trovavamo la macchina e andiamo avanti e a un certo punto riceviamo una chiamata di Cesare che era con noi e lui era 30 metri più indietro. Ma con voi? Era con noi fisicamente. Eravamo tutti insieme. Io e Nelson eravamo più, un pochettino, un passo in avanti, non trovavamo la macchina. 30 metri. No, aspetta. A un certo punto sentiamo una chiamata, ci giriamo e c'era Cesare a 30 metri di distanza davanti all'auto che ci chiamava per dire l'auto è lì. Però lui era dietro di noi, fino a due secondi prima. Ho capito cosa Cesare. No, forse la cosa. Che cos'ha? Spiega. È la sua avversità alle istituzioni. Oggi è San Valentino, Cesare è in modalità anti-istituzionale. Allora, io in realtà avevo anche una festa istituzionale. No, lo so, ma è contro le cose imposte. Quindi oggi qua c'è una live a tema amore. Cazzo, lui è contro le cose imposte. Orribile questa cosa, effettivamente. Molto orribile. T'ho letto. Insomma, non l'hai letto per un cazzo, però ci sta. Prima in macchina, a un certo punto, effettivamente, mi ci hai fatto ragionare e Tonno ha detto, ieri ho fatto un regalo di San Valentino alla mia ragazza e Cesare ha detto, un regalo di San Valentino? Un regalo di San Valentino? Un regalo! Ma non stavamo parlando di quello, stavamo parlando della mia macchina e niente, vado al dunque, se no ci mettiamo 20 anni. Ho trovato della gran muffa verde. Della gran muffa verde che si era sviluppata in tutto il baule. Ma tipo edera? No, più spugnosa. Tipo quella che abbiamo in frigo. Ma io vorrei prendo per un confronto. Io vorrei fare. Dopo non ce l'ho più. Hai già andato Nick. Sì. Una domanda alla nostra chat riguardo il mondo della muffa. E nel mio bidone della spazzatura indifferenziato, spesso e volentieri nasce della muffa. Sì. Ma questa muffa è arancione fluo. È vero, me l'avevi fatta vedere quella rosa anche. Cioè rosina salmonata. È arancione, è proprio evidenziatore. Ma non so perché, cioè non l'ho mai vista. Di solito è verde. Infatti è proprio arancione fluo. Ma sempre a prescindere da quello che ci butto. Ma non riesci a portare un campione Che ogni volta che apro c'è il fumo. Io avrei voluto prendere un campione della mia solo perché ho visto Mayday. Cioè l'episodio in cui praticamente a un certo punto la bimba. Non spoilerare, no, non spoilerare. Ah vabbè, c'è un problema di muffa. No, ho capito cosa hai visto. Mayday, la una serie TV. Serie TV, qualcuno vuole vedere. È che no, è solo te, Frank. Fuori dal mondo. Sì, minchia, è famosissimo. No, io non conosco. Mai sentita. Mai sentita. Mai sentita. Ammetti. Una caverna, una caverna. No, molto molto bella. Me l'ha consigliata al Cesi. E consigliata io. Cesi, io l'ho caro. No, Cesi prima. No, io l'ho consigliata a te. No, io l'ho consigliata a te. Vabbè, ma che cazzo me ne frega? No, c'è un problema di muffa. Questo, cioè, può essere, non so. Chi l'ha consigliata a chi? Ce l'ha consigliata a Stefano Guerrera. Chi non sicuro tu non l'hai consigliata a nessuno? No, non l'ho consigliata a nessuno. Però adesso l'ha consigliata a lui, a tutti. Io a tutti, grazie a me. Cazzo. Che se lo saranno già visti tutti. Siamo a 1000 abbonati del mese, grazie mille. Sta galla. Quanto veloci. Grazie soltanto al millesimo abbonato, gli altri... Se posso dire, niente. Oggi è il 14, il 28 finisce il mese, se arriviamo a 2000, malissimo, proprio male, siamo male, affondati. Male, quindi affondiamo, un po' di impegno magari. Ci sta. Adesso il counter sfora. È giusto. Sfora. No. Non ci sta la scritta. Se tu riduci lo spazio. Disabbonatevi. No. Attenzione, disabbonatevi per favore. Ma si può, no? No, su Stream Elements, se togli due punti, cioè abbonati del mese senza i due punti, ci sta. Basterebbe spostare un po'. Oppure in alternativa, Pingu, seguimi. Arriverenze! No, che guarda che la cosa. No, non è neanche più scattante, non è più rapido. No, non può, lui è tutto triggerato. Ha un solo bottone. Lui è triggerato. Hai trigger. Esatto. Stavo per dire Pingu che sta invecchiando. No, e volevo avere questa muffa per capire se. Ma basta parlare di questa muffa di. Ah, no, dimmi. Ma io non è che potrebbe una malattia. No, era per te, per capire se poteva creare delle infezioni alle vie respiratorie. Però forse l'abbiamo respirata troppo poco tempo. Sì, siamo un po' esagerati. Cioè, credo che sia un problema quando tipo ce l'ha in casa e vivi lì. Può essere in camera da letto. Lo sai che poi io sparavo a mille il. Ma dove era sta muffa? Nel bagagliaio? Ma è per quello. A te non puzzava l'aria condizionata? Sì, un botto. Sembrava che fosse un piccione morto. Sì, no, è vero, ma non stiamo scherzando. Io comunque. No, aspetta, devo svelare una cosa. Non era per quello. Va bene, giù le musiche. Dov'era? Cos'era? No, il topo. Ma c'era davvero un topo? Dove? No. Sì, serio. Contestualizza. Prima, quando sono salito in macchina, ha fatto una mezza gag dicendomi che c'era un topo dietro. Ma lo sapevo anch'io che c'era il topo? Anch'io sapevo di un topo. Ma c'era un topo? Esagerato, è impossibile.
Io sapevo che era un topolino, ma nel condotto dell'aria condizionata. Sì. E noi ci respiravamo. Ma davvero? Sì. No, non è vero, non è vero. Non poi chi l'ha trovato? Falsa informazione! C'è la gente che chiedono, ma questo dove? Era nella macchina di tonno. Sinceramente, tonno, avresti fatto una roba, avresti detto no, sì, io sarebbe un po'. Posso dire realisticamente cosa avrei fatto? Sarei andato all'ospedale. Sì, no, ma cioè, c'è qualcuno che in chat ha svelato il mistero della muffa arancione? Sì, dicevano, alcuni dicevano che era innocua, altri che erano spore che non dovevi respirare. Quindi sì, <vabbè. ride> state a scegliere da che parte stare. Sì. Vabbè, lanciamo l'aneddoto del Cesi. Ma si può riavere la musica. Ieri sono andato a mangiare in un ristorante, ho mangiato per la mia prima volta le rane fritte, non sanno di un cazzo se non di pastella, fine. Sì, è vero, vero, però sono secondo me mega stuzzicanti da mangiare, perché sono piccoline, sono un botto ludiche. Si mangiano anche le ossa? No. Cioè, se vuoi puoi mangiare, comunque, sono un po' strong. Aspetta, Tina2201 ci ha detto: la muffa arancione non è un vero fungo, ma è un protista. La differenza sta nel fatto che le muffe melmose sono organismi unicellulari, mentre tutti gli altri funghi sono organismi multicellulari. Le muffe melmose crescono e si muovono strisciando, e ad un certo punto della storia erano considerate una specie animale unica. Protista! Protista! Non ho capito un cazzo. Tu hai praticamente allevato le scimmie di mare dentro il tuo... Belle! Bello, bello. Ma oggi non siamo qua per parlare di muffa, ma bensì abbiamo un patto del giorno! No! Io volevo gli animali che si ingroppavano. Allora, non ho... Allora, infatti, io sono dirti, molto arrabbiato. Non ho potuto trovare gli animali che si ingroppano, perché parlando con Pingu, che è massimo esperto di Twitch, mi ha detto che non si può... Però ho un po' di giochini da farvi fare. Io però sono molto arrabbiato con Twitch e con Pingu. Vabbè, dopo, con me, vabbè, dopo. Perché del giorno, patto del giorno, volevo le tartarughe. Sta zitto. Non c'è l'audio. Avrai un cuoio capelluto pazzesco, una folta chioma. Inesistente. Avrai un cuoio capelluto pazzesco, una folta chioma sempre grandiosa, ma a ogni... Scurrilità, perderai un capello. Cazzo, la mia fine, che dico ogni 3 secondi. Cazzo. Diventi pelato domani. Divento pelato, esatto. Allora, il problema è un po' quello, nel senso, cioè, siamo capaci di uscire dal nostro standard istintivo? No, la vera domanda è: ma ti serve avere un cuoio capelluto pazzesco? Sì, no? Oddio, molti ci tengono un botto. Sì, sì. Beh, poi mi sta succedendo una cosa strana in questi giorni. Ma tu non è che sei pelato. Sto diventando pelato. Sta succedendo una cosa strana. Chiedo consigli al mastro esperto qui, che mi dà sempre consigli. Turco. Qui, soprattutto sul lato destro, se mi tocco o se mi appoggio tipo a letto, mi fa male. Tipo, mi fa proprio male. La fontanella ancora aperta. Però la fontanella non me la ricordavo di là. Secondo me, hai la fontanella ancora aperta. No, seriamente. È come se avessi dei tagli. Secondo me, anche a me succede a volte. Ed è perché o tipo mi metto dei capelli che mi stringono i capelli in un modo strano, okay. O perché magari sono stressato e ho il tic di tipo grattarmi, tirarmi i capelli, quindi mi viene un po' male i capelli. Ah, te fai sempre così. Sì, ma qua mi fa male, adesso. Ma lo fai qua sull'altro. Ma rasati, scusa, rasa tutto e guarda cosa c'è sotto. No, ci sta. Ah, potresti anche avere un brufolino. Secondo me sai che potrebbe essere la pressione nel cervello. Prova a fare un buchino. Sei troppo intelligente. Con un trapanino. Con un trapanino. Ci sta. Ci dissociamo. Ci dissociamo assolutamente. Dicono che è grave. È grave. Dicono colpa della muffa. Ma intanto volevo ringraziare Giulie 0597. Non ringrazi proprio nessuno. Ringrazia Frank. Vai. Chi devo ringraziare? No, volevo ringraziare. No, ringrazia Giulie. Ah, ringrazia Frank. Vabbè, ha regalato 6 sub. Beh, siamo grazie, dai, stiamo facendo tonno un non patto, può ringraziare nessuno. Scusa, facciamo un patto e ringraziamo la gente. Scusami, che sub, io comunque ti direi che accetto, ma perché dà molta più importanza alle smadonne che tiri, capito? Cioè, nel senso, nel momento in cui la tiro, c'è anche un botto, il premietto che mi scende il capello, quindi dico, cazzo, l'ho tirata come guarda si che deve. Vale anche Zio Peros. Zio Peros non esiste. È come quelle famiglie in cui chi dice una parolaccia deve mettere un dollaro o un euro esatto, da parte, sì. Che quindi è come se tu per tirare un'imprecazione dovessi pagare, quindi vale molto di più, sì. No? Secondo me sì. È infatti equivalente al Fullmetal Alchemist. Deve essere volgarità. No, cioè imprecazione, però con volgarità. Zio Peros è l'equivalente di Soccia in bolognese. Zio Peros. Zio Pano. Soccia non vale. Soccia. No, dai, allora sono a posto. Scurrile. Soccia scurrile. No, secondo me no, dai. Ma secondo me vale anche creare immagini schifose.
Tipo inizia a parlare di cacca, vale scurrile. Ma tipo, se dico cazzo, così possiamo rileggere il patto un attimo? Rileggiamo il patto. Quello è scurrile. Avrai un cuoio capelluto pazzesco. Che poi questo cosa significa? Scusate, non significa che hai i capelli dei tuoi sogni, secondo me, dai. Io me le vedrei così. Sogna quello. Dei io sì, io vorrei avere i capelli in un certo modo. E una folta chioma sempre grandiosa, ma ad ogni scurrilità perderai un capello. Cioè, da dire, cioè dire che Frank ha già i capelli che vuole, desidera. Ognuno spero abbia i capelli che vuole. Allora, Dio poteva dare due cose. A Frank gliele ha date entrambe, capelli e pene. Io non capisco come sia possibile. Però scusa, se uno non vuole i capelli che ha, se li va a tagliare. Non, ma non è quella, io vorrei di più. La consistenza. Vabbè, li vorrei diversi, non li vorrei ricci, li vorrei, cioè, sì, diciamo che avresti proprio come il capelluto che vuoi sogni, te, dei tuoi sogni. Io direi che accetterei, ma non è così, Frank, dai, io direi che accetto e diventi Ned Flanders. Per Tindirindina. Ma tu li vorresti tipo alla Dosio, come si chiama? No. Dennis Nelson li vorrebbe come alla Brosio. Riusciamo a trovare una foto di Enzo Paolo Turchi, per chi non lo conoscesse, perché lui mi ha sempre detto che li vorrebbe così. Ma quelli erano naturali? Certo che erano naturali. Trovatemi una foto di Enzo Paolo Turchi. Capelli lunghi. Non sono. Sì, ma intanto dite qualcosa intrattenendo. No, noi aspettiamo la foto di Enzo Paolo Turchi. Enzo Paolo Turchi, grande ballerino. Chi sa Enzo Paolo Turchi con Carmen di Russo. Carmen Russo. Saluto a Carmen Consoli. Carmen Pietro. Mi dava fastidissimo Carmen Consoli. È una cantante che mi dava fastidissimo da piccola, lo odiavo. No, mi fa lo stesso effetto di Giusy Ferreri. Carmen Russo, vedi che ho ragione. Fiori d'arancio. Ecco. Lunga dei capelli di merda. Ah, fighissimo. È tonno tra un po'. Però lui era un gran figo, cioè lui guarda io, ma insomma. Beh, allora, sondaggione, adesso no. Adesso non mi piace fare questi sondaggi sulla bellezza. No, beh, perché però, è lecito, cioè stiamo lecito, campionando un giudizio. Enzo Paolo Turchi è un uomo sexy, sì o no? Così non è neanche bello brutto. Ma ancora non possiamo fare. Dobbiamo prima chiudere il patto del giorno. Stiamo facendo il no. Cioè la gente fondamentalmente preferisce le volgarità e le parolacce ai capelli. Io direi sì, comunque accetterei il patto del giorno. Io direi sì. Io direi no. Io direi sì. Io direi accetterei. No, io no, assolutamente. Siamo perché Frank ce li ha già. Cazzo se ne fa. Comunque la chat dice che Carmen di Pietro, quella a cui è esplosa una tetta in aereo, se non sbaglio. È vero. Per la pressione. Potrà una persona essere considerata così, cioè ricordata per sue. Immaginati la scena che tutti pensano a un attentato, qualcosa, invece esplosa una tetta. Beh, magari non ha fatto neanche rumore, Nick. Come fa? Come fa la tetta che esplode? Bam! Cazzo, ho perso un altro capello. Sarei fottuto, sarei pelato in due secondi. Adesso. No, secondo me fa un rumore un pochino più sordo, tipo. Secondo me fa. Però è bello, sì. No, sì. Ma guarda, non c'è aria, no, è silicone. No. È tipo. Sì, è vero. È silicone. Ma non c'è aria. Vabbè, è un gonfiabile della spiaggia. Ricordiamo a tutti gli utenti che ci stanno seguendo che le tette non sono altro che sacche di grasso. Certo. Perfetto. Certo. È vero. Allora, è partito intanto il sondaggione su Enzo Paolo Turchi. È un uomo seducente, sta ampiamente vincendo il no. Però a me stuzzica quei sette che hanno detto sì. Perché vuol dire che vedono sette contatti, avranno 80 anni probabilmente. Otto, vabbè, 10. Vabbè, lasciamolo andare. Comunque, oggi ragazzi, proprio per rimanere in tema con Enzo Paolo Turchi, parliamo di amore, perché ricordiamo Enzo Paolo Turchi pianse per la sua amata all'isola di Lesbos. Ma poi perché lo amiamo. E parliamo in realtà di come trovare l'amore in questo mondo è difficile, tosto. Soprattutto per ragazzi come Nelson, che ricordiamolo, sono stati bannati da Tinder e ora non sono più soli. Perché... No, perché mi stanno mandando tutti me lo stanno mandando, è stato bannato per lo stesso motivo anche Michele Bravi. È stato bannato perché, come me, veniva segnalato in quanto non verificato dagli utenti come fake. E quindi l'hanno bannato. Perché non si voleva verificare come te. Esatto. Io propongo una lettura di questo. Probabilmente i VIP che sono su Tinder o sono stati bannati e l'hanno detto, o sono stati bannati e non l'hanno mai detto. O sono verificati. No, perché? Ci sono i VIP verificati. E puoi verificarti. Cioè, puoi verificarti. Tu ti chiamano, tipo fai vedere che sei tu e ti verificano. No. Ma io no, mi ricordo che avevo mandato una foto con... Francesco Tonè. Però sì, lui non è VIP. No, io intendo persone famose. VIP si può verificare. Scusa. Comunque guarda. Allora Nelson, puoi provare con... Io non l'ho fatto soltanto perché così potevo dire non sono io. Perfetto. Nelson, puoi ancora provare con lo V. Lo V e aspetta, li so tutti.
Allora, no, l'unico che era figo che andava Lo a un certo era quello punto della distanza. È quello lì allora. Sì. Quello che se tipo tu incontravi la tua amata sull'autobus, potevi sperare che ti segnasse che c'era. Ma ha mai funzionato? Secondo me poco, cioè dovrebbero averlo tutti. Ma era era quell'anno in cui ti sei fatto l'abbonamento agli autobus, cioè no, giravi era sempre scusate, era tipo fermati. È tipo Immune. È tipo Immune, che come se Immune passi di fianco a un contagioso, esatto. Infatti Immune secondo me potevano fare la collaborazione così era un po' così se lo scaricavano più persone. Non è tipo Spotted. Spotted, no, Spotted, no, è che usavano nelle biblioteche. Allora, però bravissimo, perché io questo nome lo sono segnato, ma figo, è un ho scoperto che è ancora usato dagli universitari. Okay. E lì nascono sempre. Perché io avevo quello dell'artistico. Avevi quello della scuola. Cioè, lui era il proprietario. Ma perché devi essere sempre quello che cazzo devo fare? Che in mezzo bello a queste cagate era epocali. Fighissimo. Ma non lo sapevi? Cioè, tu ti facevi, ma io ho scritto un po' di volte a Spotted artistico. Può essere che te l'abbia messo. Porca vacca. Assurdo. Niente. Vabbè. Non mi ricordo. No. FT cerca ragazza mora con i capelli azzurri intravista nei corridoi. No, no, io mi dissocio da però tutto ciò che era, Spotted era figo. Spotted era figo, ma io ho scoperto una coppia che è nata proprio tramite Spotted. Ah, sì? Di universitari che si sono conosciuti tramite figo. Spotted. E Badoo. Badoo? Ma perché stai citando tutte le app di no, perché incontri? Gli sto cercando di dare delle soluzioni. Ah, nel caso volesse un giorno sbannarsi da... Sì, che cioè, io andarmi da lì. Che gliene frega adesso. Però pensa sempre al avanti, futuro. Badoo. Allora, Badoo. Un po' forse ci ho fatto dei placement. Ok. E ho, l'ultimo placement mi hanno detto che dovevo rifarlo, che non andava bene. E li ho mandati a fanculo. Quindi per par condicio. Proprio così. Facciamo un sondaggio intanto. Sì. Voglio capire cosa usa la gente. Sondaggione, quali app di incontri utilizzi? Punto di domanda. Dobbiamo scriverle però. Tinder, Badoo, Lovu, Mythic e Grindr. Grindr o la vita vera? Esiste. Ah, la vita vera. La vita vera. Fosse un... Beh, in realtà è un peccato non mettere vera, comunque Instagram, che secondo me è però vero. Quello secondo me è cioè anche la vita, cioè parliamo di app di incontri qua. Cos'è? Poi non è un'app di incontri Instagram, se non no, quello. È un'app non di incontri. Manca giusto la posizione, no, da un'app perché di incontri. No, allora Instagram è secondo me la cosa su cui più si trova amore, sì. Però in realtà le app di incontri secondo me è un mondo un po' a parte, nel senso che c'è tanta gente che magari per presa posizione o chiusura mentale o che cavolo ne so, qualsiasi motivo, non usa le app di incontri, ma magari Instagram sì. Questo è vero. E tipo in realtà durante la pandemia, col fatto che non si poteva uscire, tipo Tinder ha avuto un boom pazzesco, sì, cioè sì, tutti sì avevano Tinder, perché era l'unico modo con cui potevi beccare gente. Sì, sì, sì. Anche Frank, soprattutto Frank. Sì. Ma un botto di tutto gente. Bene Frank? Posso? È un attimo buggato. Ha deciso di sedersi dopo due settimane. Avevo male al collo. Aia! Levecio, abbandonato Levecio. Ah, se volete ho due detti di San Valentino presi da Wikipedia ma senza fonte. Buon San Valentino a tutti comunque. Buon San Valentino, parliamo di questo perché è San Valentino. E dice: per San Valentino fiorisce lo spino. E l'altra è: per San Valentino la primavera sta vicino. Ma lo spino è... Non lo so, è senza fondo. Ok, va bene. Non ho capito. Ok, lo spinello. Tipo, non lo ci so. Ci dissociamo dagli spinelli. Da spino, no, forse per le rose spinate. Ah, potrebbe spino essere al cioccolato. Comunque, a proposito di app di incontri, sto guardando su consiglio di Nelson, ho visto due episodi. Euphoria, ok? E lì le app di incontri mettono un'ansia terribile. Cioè, penso che siano proprio descritte nel peggior modo possibile, che è anche, secondo me, un aspetto che in realtà hanno queste app di incontri, però mi fa ridere perché c'è tipo non so, ragazzo timido 19 e poi è la peggior persona di questo mondo che vai a incontrare. Però non funziona così ah no, beh, no, sono Tinder, app no, quelle sono app di incontri diverse. Okay. No, e quindi volevo dirti se mi sta mettendo ansia. Comunque ci sta. Sofì dice: a me fanno paura le app di incontri, sono sola? In che senso? Secondo me tanta gente ha l'ansia, tipo che magari io devo uscire con Tonno, vado lì e lui è un maniaco. Ci siano malintenzionati a paura di questo. Anche perché è facile poi entrare nello studio. Sì. Prima volta, luogo pubblico e via. Però secondo me, sai cosa? Soprattutto su Tinder, molti vogliono soltanto fare quello e quindi non vai in un luogo pubblico. Cioè io ti becco per far sesso. Oddio, io lo beccherai prima in un bar. Luogo pubblico, ti conosci, racconti un po' la tua vita. In molti casi no. E si ritorna sempre e ritorniamo all'uomo del possiamo ripartire. No, hai presente non avete messo Grindr nel sondaggione? Ah, non l'abbiamo messo. Cazzo, le opzioni sono quelle. Ah, niente.
Vabbè, hai presente quel ragazzo che fa quelle invenzioni che non servono a nulla? Ma necessary che... inventor. Lui ha inventato per Tinder praticamente questo aggeggio che tu metti nel cellulare. Sì, 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 l'ho visto. E ha una luce, un LED rosso e un LED verde che si alternano completamente a caso. E così ti dice dove swipare. Ti aiuta a swipare completamente random. Non serve a un cazzo. A niente. Non serve assolutamente un cazzo. Però mi fa mega ridere. Ti aiuto quando sei indeciso. Cioè, questo casualmente accende la luce di destra o la luce di sinistra. Capito. E ti fa swipare. Capito. E in quel momento capisci se lo volevi dare. Davvero. Esatto. Se lo volevi swipare davvero. Comunque adesso non sto scherzando, quanti swipe ho sbagliato, nel senso di cioè a un certo punto sei abituato. Io avevo il premium, eh. Per quello, perché cos'è il premium? Praticamente il premium ti offre un po' di servizi tipo i boost, o tipo vedere chi ti mette il boost ti fa apparire di più agli altri. Considera che non è tanto, sono solo 200 euro al mese. No, scherzo, scherzo. Oppure per esempio una funzione comoda per non star tutto il tempo lì è che ti dice chi ti mette il like. Ti dice ti ha messo like queste persone, quindi tu guardi. Se no non lo sai. Se no non lo sai, lo scopri solo quando swipi anche tu il like. Mm. Però in realtà la cosa più comoda legata a questo che ha detto Tonno è la possibilità di tornare indietro. Di tornare indietro quando sbagli. No, certo, stavo ascoltando. Stai leggendo la chat. Mi fa ridere la chat a volte. Perché praticamente su Tinder, quando soprattutto entri in modalità macchinetta, tu dai dei grand swipe, poi magari metti no a una che dici no, lei sì invece. E devi avere la possibilità di tornare indietro. Ma hai appena detto che metà dei swipe era no, poverino. Io faccio così, no. Poi ogni tanto faccio cazzo e ormai l'ho messo, e quindi quello lì ti dà la possibilità di tornare indietro e correggerti. Ho capito. Sei un gordo. Dice anche se un po' ingordo. No, io dico no a tutte. Ma io guarderei un botto. Questa foga di ma ce ne sono un botto, eh. È proprio l'unico alla TikTok, eh. Ti metti lì e continui a farlo. Sì. Ma tu puoi tipo vedere anche il profilo, cose. Se qualcuna penso possa essere in linea con i miei gusti, diciamo sì. Vai, okay. Vado magari su Instagram. Cioè, io non riuscirei a swipare così facilmente. Ma no, ma tu swipe, cioè, se ti interessa. Sì. Vai sull'Instagram, guardi un attimo e poi metti sì. Considera che tu stai swipando sulla vita di una persona. Esatto, cioè, esatto. Tu stai dovrei controllarle no bene. Per una foto che magari è venuta contro luce, ma magari è l'amore dei tuoi sogni. Spesso e volentieri c'è l'Instagram collegato. Non ce la faresti. Con gli interessi. Comunque io mi ero fatta Tinder perché se l'era fatto Tonno. Aiala. Infatti non capisco perché non ho fatto una collaborazione. Potevo fare una collaborazione con Tinder, non con la ragazza. No, non con la ragazza, mi spiace. Con Tinder non l'ho fatta. Ma dicevano qua in chat anche Pokémon Go. Cazzo, fighissimo, in effetti, quando ti vai a incontrare. Ma perché ridi, scusa? No, mi fa ridere, però. Cazzo, è fighissimo, anzi, certo. Trovi già una passione in comune. Cioè, nel senso, quando vai a sfidare una palestra, magari c'è qualcuno che viene a sfidarla con te. O una pipì atomica. Vado a fare. Adesso un po' che la vado a fare. E in effetti ti ritrovi lì. Sì, vabbè, ormai non funziona più, però c'è poco. Tu hai fatto delle conoscenze, Frank, quando giocavi a Pokémon Go? Beh, Frank andava col battery bank. No, non amorosa, dico con la bici. No, ma dico ancora attaccato il portatelefono. Sì, no. Ma l'hai sentita la domanda? Ah, no, tu io evitavo. Amicizie proprio anzi, mi sembrava tipo quelli che, sai, portano in giro il cane. Ok, un po' di circostanza. Sì, che devi parlare con gli altri padroni. Sono qui anch'io. E poi. Oh, bravissimo. Dai, sono degli spunti atomici qua. Perché secondo me è una delle cose migliori per cercare di approcciare una persona è il cane. Quando si ha la passione l'altro del cane. L'altro giorno ho visto un gatto al guinzaglio, gasatissimo. Figo. Un nostro amico anche l'ha portato. Però era un po' contento. C'hai parlato andava col padrone del gatto. Esatto, c'hai parlato. No, era una scena un po' particolare perché c'era questa signora col suo gatto che cercava di, come dire, proteggerlo, mentre c'era quest'altro signore con un cane che cercava di azzannarlo. Aia. Non benissimo. Però anche lei lo porta al parco, scusa. Cazzo, ho appena pensato che Frank è identico alla gattara dei Simpson. Un po' sì. Un po' ci assomiglia. No, all'autista del bus. Capelli del bus. Ma tipo tu, Frank, saresti disposto a usare un'app di incontri? No, io avevo installato Tinder a suo tempo. Ah, che cazzo dici? Quando era uscito, sì, con gli artisti. Ma come sei messo? No, scusa. Ma scusa, ma poi la tua storia è bella. No, infatti da quel la punto mia storia è bella, però sarebbe no. anche da dire per aprire la mente della gente. Sì, sì, ho trovato l'amore su Tinder, ho trovato l'amore su Tinder. Cazzo, assolutamente. È figo, No, è fighissimo, è per quello che dico, devo chiedere a cazzo di collaborazione, cioè, tipo una roba che ti spunta delle pubblicità pre-YouTube. Ehi, ciao, sono Francesco, ho trovato l'amore su Tinder. Ci siamo conosciuti su Tinder. No, ma dicevo assurdo, non me lo aspettavo da te. Io pensavo che fosse uno solo subito reale. No, mi sembrava molto strano questa cosa e ho smesso subito perché quando mi capita un match e ho iniziato a scriverle e poi ci scrivono delle robe, ma mi sembrava molto brutto, cioè non avevo, non so neanche se avessi avuto Instagram all'epoca. Ah, ok.
Ok. Quindi era un po' strano e quindi ho detto vabbè. Cioè, ti metteva un po' a disagio la cosa. Cioè, credo a un certo punto ha detto vabbè, dovremmo vederci. Ho detto no. Ok, ma è per assurdo, per un attimo uscire dalle happening code, non ti mette molto più a disagio la vita reale in cui tutto sembra comunque un approccio da... Ma io non ho, posso strano, dire, cioè, a parte cringe. Le feste ubriaco, io non ho mai approcciato nella vita reale. Ma no, beh, situazioni... Cioè, secondo me situazioni... Ma dai, non è vero. Situazioni di balotta, a parte in feste, cioè, magari ho conosciuto, ma non è che vado da una ad approcciare. Neanch'io. Quando mai l'ho fatto? Quando mai, che cazzo di noi l'ha mai fatto? Cioè, a me è capitato un botto di volte di vedere magari una ragazza che mi interessava magari... La trovi su Instagram? No, che mi interessava esteticamente e per mezz'ora fare dai, vado, che cazzo poi no. Dico? Non lo so, sembra un pervertito. No, addio, ciao! Cioè, a me è successo a feste magari andare a dire, ehi, ciao, ma... due volte in vita mia e non ha portato mai a nulla. Che secondo me con l'attenzione un po' che c'è al giorno d'oggi, comunque se non sei in una festa, comunque in una situazione un po' gioiosa, ok? Suona tutto come un po' una roba molesta. L'unico modo secondo me è che ne so, sei all'università e è una tua compagna. Esatto. O sei in balotta e nella balotta. Non è che vai da una che non conosce e fai, ehi ciao, sono Ted. Quando cazzo sì, no, è impossibile. No, è vero, questa modalità molto da serie TV... Non esiste. Ma sì, magari più all'estero poco, cioè, ma anche da esperienze di amici. No, forse all'estero è più diffuso. Però non l'ho mai capito. Non lo so se realmente all'estero secondo è me più accettato. O piomba nella tua vita per qualche motivo e quindi ci parli per altri motivi. Ma devi diciamo. Anche crearti le occasioni magari. Cioè secondo me devi arrivare a parlarci per un altro motivo. Sì. Non sì, per devi crearti una scusa. Però vedi, tipo Sofia mi dice, io avrei paura che venisse tu a dirmi qualcosa. Ma lo comprendo, cioè nel senso io non vorrei rischiare una denuncia, capito? Rischi veramente grosso. No, secondo me deve magari Sofia ha 14 anni. Ma no, vabbè. Ah, no, io penso che fosse per, il mio aspetto. È chiaro che ci deve essere un altro motivo. Cioè deve apparire nella tua vita per qualche motivo. Cioè deve apparire. Sì, deve proprio apparire. Siete entrambi nel scomparto surgelati e c'è l'ultima scatola di... E prendete il merluzzo. No, è tuo. Magari un tempo era anche più stucanata come cosa, però si è un po' invertito il tutto. Mentre un tempo magari faceva strano approcciare su Instagram o usare Tinder fino all'anno scorso. Sì. Cioè Tinder è veramente stato sdoganato con la pandemia. Prima non aveva nessuno. Vero, vero. E adesso invece al contrario fa strano pensare di approcciare uno nella vita reale. Ma sì, ma anche perché secondo me si sono create delle regole sociali che non ti permettono di farlo in maniera così agile e tranquilla, spontanea, capito? Cioè, secondo me ai tempi anche solo dei nostri genitori sicuramente, ma anche molto meno, tu andavi da uno e dicevi, ciao, ti va di andare a bere una roba? Sì, cioè, anche adesso è così. Ma chi lo fa? Siamo estremizzati. Ma chi lo fa? Mai sentito? Lo puoi fare, ma secondo me il 50% delle volte viene visto come un poco di buono. Fidati. Ma quando lo fai? Però non conosco. Se uno dice, ehi ciao, andiamo a bere qualcosa, però, è un coglione. No, però io mi immagino sto estremizzando, ma io mi immagino una situazione in cui tu è lì che si fa i fatti suoi, arrivo lì e faccio ciao, che fai? Cioè, un attimo una cosa. Allora, tu non hai nulla in comune con questa ragazza. Io ti dico, tu vai lì e cosa gli dici? No, finita. Non è che vai da una persona. O hai una scusa particolare. Secondo me un tempo si faceva invece. Meritina dice, il mio ragazzo mi ha broccolato al bar. No, cosa vuol dire broccolato? Non si broccola. Aspetta, feste, bar, luoghi in cui si beve, robe così è già diverso. Anche secondo me è completamente diverso. L'importante è avere una scusa. Invece per me no. Per me primerebbe molto la sincerità del tipo, ciao piacere, sono Francesco, mi hai colpita. Andiamo a prenderci un caffè. Sei un pervertito. Ma secondo me a me fa molto strano anche pensare che viene da me con una scusa che è palesemente una scusa. Ma non, dipende, deve essere bravo infatti. Ma no, secondo me è strano, cioè è proprio comunque strano. Comunque posso, a parte che al contrario non la vedremo come una roba pervertita. Ma no, uguale, non è vero, a me farebbe strano. Ma dai, a te farebbe strano. Sì. Sicuro ti vuol fregare, anche a me vuole rubare i soldi. Per me vuole vincolarmi qualcosa. È vero, anche io penserei che è una truffa, però capisci che non c'è in realtà nulla di male. Lo so, ma ti sto dicendo, non siamo più in quella mentalità, secondo me, fino a qualche anno fa si faceva. Cioè, secondo me dipende anche dalle situazioni. Cioè, se tu sei al supermercato, non vai a cercare la persona con cui stare nella vita. Fai una battuta su quello che state prendendo. Aspetta, io ho ipotizzato un po' di situazioni pubbliche in cui si possono conoscere persone che secondo me potrebbero andare. Potrebbero essere. Vai, giuste. Allora, questo è per quando diventiamo un po' più grandi, ricevimento genitori. Cosa vuol dire? Okay. Genitori single, quindi. Cioè, genitori single, provarci scatoli. Con dei genitori single i ricevimenti. Ma secondo me lì è più quando porti i bimbi a scuola. Però sai, lì tu devi...
Vai. No, non stavo parlando di adulterio. No, devi stavo sapere. Parlando no, appunto. Cioè, devi avere. Sei... Oh! Vai! No, vai con qualcuno, va. Ci stiamo parlando tutti sopra oggi. Subito che ti scandalizzi e che ti infiammi su sta roba. Ho detto scapoli, scapoli. Stai sottintendendo che tu hai avuto un figlio e poi ti sei lasciato oppure che l'hai avuto. Ok, no, è una secondo me. Sì, sei già molto avanti. Il problema di base lì è sapere che l'altro genitore è single. Come cazzo lo fai a sapere? Più che altro magari è impossibile da capire. Deve arrivarti un insight da qualcuno. Esatto. Ma il papà non viene mai a prenderlo? Magari lui parlava di ricevimento. Vabbè, chiedi. Vabbè, mi era venuto in mente questo, scusate. Sì, c'è anche ricevimento genitori, quinta superiore. Sì. 19enne, va in cerca magari al ricevimento. Ma no, ma chi ci va? No, guarda che... Aspetta, c'erano dei... Non si poteva andare al ricevimento senza genitore? Certo, andare io andavo senza, però... Io fatto. Ah, vai a cercare un genitore single? Magari vai a cercare un genitore single, perché single, no. Certo. È difficilissimo. Un deal. Adesso sono dei termini più simpatici per definire le persone, però sì. Allora, ho un'altra situazione. Andiamo avanti perché capisco che questa... Allora, prima delle visite mediche, quando sei in sala d'aspetto... Va bene. Perché ma non tutta gente malata. Beh, ma poi non puoi parlare nelle sale d'aspetto. Beh, no, scusa, prima della visita medica... Ma è imbarazzantissimo. È imbarazzante. Dal dentista? Ma uguale, sono tutti. Cioè, poi stai andando dal proctologo. Vabbè, il proctologo è, cioè, è un attimino delicato. Ma e tu per cosa sei qua? Ma beh, le solite. Lab vaccinale, secondo me, un po' sì. Lab vaccinale, tantissimo. Lì, ambiente positivissimo. Ma tutti infatti, molto simpatici. E fuori ci mettevano dei tavoli da. Non era una battuta. Sembrava una battuta sul fatto che sei positivo. No, è vero, però c'è molta solidarietà. Lab vaccinale. Quando sei in coda per farti il vaccino, è vero. Anche i dottori sono tutti quanti molto contenti. Io ci avevo collegato in fila da salumiere oppure quando fai la spesa. In fila, secondo me, si crea un po' la cosa. Sei a me in fatto attesa, strano. Cioè, sono stato approcciato da un ragazzo gigante pugile, ok, in fila alla Feltrinelli e mi ha fatto strano. Aveva delle intenzioni, no, però mi ha fatto strano che mi parlasse. Però posso dire che noi siamo dei ragazzi molto particolari. Sì, esatto. Sì, ecco. Noi siamo dei ragazzi particolari adesso. Sì. Noi siamo dei ragazzi particolari. Ma uno va in fila e parla con la gente. Sì. Ma chi cazzo va in fila e parla con la gente? No, secondo me siamo noi normali, sono gli altri strani. Che oddio, far due balotte in fila. Se non sei. Allora, io ero in fila alla la situazione è questa. Ascoltami, io ero in fila alla Feltrinelli. Questo ragazzo enorme mi si gira e mi fa: ma secondo te come faccio a rubare questo libro? Ma infatti è un coglione. Non lo so. E gli ho dato qualche dritta, togli il coso che c'è dentro, prova a scappare di là, però non sapevo bene. Però così è un modo un po' sbruffoncello, è un modo un pochino più carino, però con gli anziani, che ne so. Altra situazione, balera, si va a ballare. Beh, no, ma lì è come la discoteca. Lì un po', la vedi un po' come la disco. Cioè, la balera. Chi è che la chiama balera? Guarda che noi non abbiamo questa cosa, ma se tipo vai a Milano, ci sono delle balere fighissime piene di giovani. Ma cos'è la balera? Belli dove vai a bere. Ma è tipo balera, in, alla fine arriva Polly. Ma dove vanno, a ballare i vecchi? No, è il nostro concetto. Ma no, a Milano è pieno, ma fighissime. Sono stato a mangiare in una, ma sono bellissime. Non ci credo. Ti giuro. Fatemi vedere le balere. Cercate tipo balere milanese. Intanto abbiamo un nostro amico Federico che sta guardando la live e dice: Tony, ti odio, stai zitto, vai a fare il maschio alfa in Piazza Verdi. No, no, dai. Quante serate che ho dovuto abbandonare in centro perché tonno non mi cagava più perché era presa la balera dell'Ortica. Quella sono stato. Vediamo la balera dell'Ortica. Se vuoi, la stanno citando tutti, tra l'altro. La balera dell'Ortica. Vado a pisciare intanto. È un posto tipo una mega trattoria con sala da ballo. È un'osteria. Che poi per le 10:30 mette via i tavoli e boom, si balla. C'hai tutto... sembra brutto. No, è molto bello. C'hai tutta l'edera sopra. Sembra tipo una festa dell'unità. Sì, esatto. No, sono posti, sono tipo delle discoteche. Ma cacchio, ma mi aspettavo molto. Sono i posti da sagra. Sì. Sai che sto realizzando adesso cosa sono le balere? Però è un locale. Sì. Rigorosamente vicini a una chiesa. Sì, certo. Molto marittimi come posti, comunque. Questo era a Milano. Aspettavo bellissimo. Meglio. Con la musica dal vivo, c'hai le cose delle bocce. Però è pieno di giovani, mangi bene, è pieno di giovani. Voglio andare in una balera. Voglio andarci di brutto. Sono discoteche easy, le definiscono in chat. Sì, esatto. Con delle band un pochino più soft. Sì, soft. Cioè non musica techno house. Ah, ok. Cioè magari anche la musica dal vivo. Vabbè, figo. Molto mood sagra. Non ti sei lavato le mani? Stavo per dire, non ho avuto tempo. Ma vuol dire, ma lavati le mani con calma. Succederà la prossima volta. Allora, ricordiamo che Tony ha il pisellino che sa di ricotta. Chi? Ma come fai a saperlo? Come cazzo fai a saperlo? Ho ipotizzato. No, dimmi come fai, sul serio. Adesso mi dici la prova lampante che lo sai. Stamattina ho sentito odore di caglio.
No, io avevo lasciato il mio pranzo di giovedì. Aveva lasciato in il pesce studio fuori dal frigo, purtroppo. Lì è devastante, c'era una puzza di pesce in tutto ho lo dovuto studio. Svuotare sì, tutto. E dopo allora. Non paghi di ciò, Pingu ha usato la sua salsa speciale. Cioè, buonissima. Quella curry, quella indiana, strabuona. Io dico che per quel curry, quella miscela di curry impazzita. Ma allora, no, se vuoi, non so se posso... siccome avevamo fatto un sondaggio su quale app usano di più, non so se l'abbiamo letto, ma ho trovato su un sito dubbio però okay. questa qua, questa torta che va a vedere come si dividono il mercato le app di incontri in America anni però. Tinder? No, milioni. Ah no, scusa. Cos'è? Sono milioni di... aveva letto, scusa. 75 anni. Sono milioni di, credo, persone. Però quello che mi fa ha colpito è che dopo Tinder c'è Badoo e poi ci sono questa Bumble. Ah, Bumble Bumble. Mi sa che l'ho sentito, poi Bumble. Poi c'è Tantan. Tantantan. Non so, Match.com. Plenty of fish. Plenty of fish in the sea. E poi Inge che... Quindi in America c'avrà un suo ecosistema. Esatto, per America è proprio diverso da noi. Vorrei sapere le differenze, perché sicuro ci sono, non sono tutti generi. Credo. Ma dove cazzo è Grindr? Non c'è Grindr? Non c'è Grindr qua. Allora facciamo così, vai avanti Tony, vado su Plenty of Fish. Ok, stavo pensando che uno di quel... vabbè, se ti annoia però me lo dici. Sto sbadigliando? No. Dopo ho della roba che non ti farà annoiare, okay. Tranquillo. Sesso tra animali. Che ti ha fatto la spesa tutto il pomeriggio. Minchia, veramente, ecco. Grazie. Sai grazie che cazzo faceva diventato autonomo? Ha girato. Sai cosa faceva? No, non lo dirlo perché è spoiler per questa puntata. Cioè? È spoiler. Spoiler. No, è spoiler. Guardate le storie di Space Valley. Vabbè, ma è spoiler, non diglielo. Non lo dico a lui. Ma se nelle storie. Ma lui non va a vederle. Vabbè, ma magari un botto di gente non l'ha visto. Dai, perché mi devi spoilerare? Brutto stronzo. Oh, questa aggressività a me non piace. Rage quit. Ma posso dire cosa è andato a cercare Nicolas? Magari ti possono aiutare. Sì, allora, Nick aveva bisogno oggi pomeriggio di un cocomero. Se o anche anguria. Ma o qualcuno sa di un cocomero. Dove reperire dei campi. Un cocomero e avvicino a Bologna. Anche cattivo, dico, qualsiasi cattivo. Cosa va bene. No. Perché cucumberbaccio. Tu hai un cocomero. Forse sì. Nella macchina di tonno, cazzo, era lì fino a ieri là, l'hanno lavato. Sì, ce l'avevo, l'ho buttato posso via. Dire che in ottica futura sarebbe bello se noi ci attrezzassimo preventivamente, tipo d'estate congeliamo un po' di cocomeri per delle pensavo puntate. Pensavo volessi coltivare cose. Ma no, stavo pensando adesso, anche. Non puoi congelarli. Cocomeri. Anche secondo me, perché sono troppo pieni d'acqua. Esplode. Le cose che mancano sempre sono cocomeri. Per me è quando lo scongeli, diventa pappa dura. Cocomeri, cocchi, avocadi. Non si può neanche il cocco. Avocado c'è. No, tutto l'anno. No, tutto l'anno. Fanno in Sud America. Oh. Anche tu mi hai detto che lo usano come oro verde. No, non è vero. Detto un cazzo. Ma lui non cosa vuoi che ne sappia? L'oro verde, la pipì, quando allora, mangi troppa verdura. Io dicevo, secondo me, un'altra golden shower, vabbè, questo ci dissociamo. No, doccia d'oro, nel senso che è bello se hai il bagno rifinito in oro, è un bel bagno, un po' pacchiano, oppure se hai un po' di calcoli. E quelle sangue. Ah, ok. Perfetto. Pensavo recite di fratelli, sorelle, esibizioni di determinati impossibile. Torniamo ti dico perché. Perché è impossibile? Impossibile perché ci sono i figli e le figlie con quei i genitori. Ah, ok. Impossibile. Ma anche più volte sportive, cioè tipo del fratellino. Sempre infatti, genitori. Vorrei dire, secondo me tutte quelle situazioni, come anche la scuola, sono un po' pericolose perché c'è il gossip, dopo le voci corrono. È vero. Ah, ma quello ci ho provato con la mamma di quel, cioè un po'. No, ma io pensavo tra figli. Cioè tipo tu devi vedere i figli piccoli. Guarda che quello piccoli. Fa il provolone con la figlia di diventa esatto. Brutto. Sì. Come un paese. Esatto. Prossimo. No, io in realtà li ho finiti. Beh. L'unica cosa che posso ricordare, no, è che io conoscevo due persone che si erano conosciute su un MMO Nelson. E ma si erano fidanzate tramite un MMO, ma poi si sono incontrati e ma si sono piaciuti. Io in una guild dove stavo, di Final Fantasy 14 online, due sono sposati. Si sono conosciuti nel gioco 6 anni fa, si sono visti, stati insieme un tot di anni e poi si sono sposati, ma tutta una vita nel e anche nel gioco. E però. Poi quando si incazzano entrano sull'MMO e si sculano da matti. Giocano tutte le sere uno di fianco all'altro. Strabello. Da 6 anni. Molto figo. La vedo un po' come una vita perfetta quella. Ma quella lì, quella del giocare, però dopo non hai più un tuo spazio, magari è quello spazio in cui ti vai un po'. Questo è anche vero. Questo è anche vero. Diciamo, a me fa sempre impressione Cristina Scabbia su Instagram che fa vedere che lei gioca ai videogiochi e di fianco nel PC c'è suo ragazzo, marito, quello che gioca a World of Warcraft. Allora si fanno le serate così e mi fa che faccia così anche Rovazzi, c'ha tutta la posizione con tutti i compiti. Areccia si è fidanzato su Abbotel. Voi non vi ricordate Zaguzzo e Sara Cerrettini?
Sì. Nelle nostre live. Ah, sì, 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 ho capito. Insieme due persone che erano nelle live, è figo. Ma anzi, magari qualcuno di voi ha già pasturato. Facciamo sondaggione. Broccolato. Le live di Space Valley / solo Space Valley vi hanno già fatto broccolare? Comunque qua dicono io ho conosciuto la mia ragazza tramite il vostro Discord. Vedi? Quindi fighissimo. Pazzesco. Ma noi siamo Ambrosia. Considera che comunque stamattina volevo provare ad approcciare i vecchiettini al bar che mi mettono una felicità unica. Loro li vedo sempre lì, ma guarda, ci vediamo. Che sono diffidenti, No, sono diffidenti. Allora, no, Vez, un botto. Sì. Io li vedo tutti i giorni, loro mi guardano, io li guardo, io sono sorrido. Sono sempre gli stessi. Loro mi sorridono. Oggi ho provato un po' a mettermi con la seggiola così per far capire che stavo ascoltando. Vez, il becchetto ha preso e si è voltato di spalle. Stavi facendo il voyeur, scusa. Stavo facendo il voyeur. Ma li stavi ascoltando e basta. Ma poi volevo entrare nella conversazione. Ma di cosa parlavano? Stavano parlando oggi di... parlava di potrebbe essere la cosa che ti dà lo spunto su di che cosa parlare poi durante tutto il giorno. Presente che c'hai le fisse. Notava oggi Frank. Fiorentina. No, cosa? Niente. No, scusate, fosse tipo... Parlavano di una Fiorentina. Il sondaggione chiedono di spiegare il broccolare. Vi hanno fatto fornicare, vi hanno fatto approcciare amorosamente a un'altra persona. Una liaison. Esatto. Comunque, parlavano di? Che erano andati dal macellaio e non c'era più tipo la carne di una volta. Tanta roba. Così. Vero. Che dicevo, cazzo, fammi parlare, cazzo. Quanto è vero che non c'è più la carne di una volta? Tra l'altro sono aumentati un botto i prezzi in macelleria. Ma non vai dalla macelleria? No. Ah, ok. Lo sentivo la Fornero che lo spiego. Allora, se mi date un secondo, perché vi devo aprire questo. No, aspetta, perché ho un botto di roba da farvi cos'è fare. Cos'è però quello? Io ho trovato delle, diciamo, usanze di corteggiamento e amoroso nei vari paesi. Ok. Ma tu che articolo hai trovato? No, io e altri posti, c'è situazioni in cui approcciare. Ok. Finiamo prima con Frank. Vai. Allora, se vuoi far vedere Pingo. Cos'è WikiHow? No, è di YouGov, è un sito che ha fatto una ricerca e tra le persone che hanno cercato c'è il 18% attraverso il lavoro. Al lavoro ci sta, nel senso che diventa il tuo ecosistema. Molto, esatto. Quasi ma poi, cazzo, io quando lavoravo al cinema, però, erano tutti lì che veramente però il cinema è un piccolo formicaio, non solo il cinema, tutti i contesti lavorativi. Pensa anche soltanto sono tanti giovani. Alle serie TV ambientate in un luogo di lavoro, stanno tutti tra loro. Ma vedi quella persona tutti i giorni, vedi quello perché poi torni a casa e sei da solo e dopo l'ambiente di lavoro è piccantino, eh? È piccantino. Infatti è un attimo che non c'è più nessuno perché stanno. E poi attraverso amici comuni abbiamo il 18%, vabbè, sto facendo. Poi abbiamo while out and about, penso che voglia dire andare in giro a caso. Ecco, allora vedete? Attraverso una piattaforma di online dating, ma che cazzo? Attraverso l'università 6%, un'app di incontri solo 6%. Pochissimi, pensavo molto di più. Scuola 5%, a shared hobby 5%, famiglia 3%. Famiglia è un po'. Gli amici di famiglia. Ah, io avevo pensato ai cugini. Beh, lì è capendo. Sempre un po' brutto, secondo me. Sì, no, lì è un po' brutto e poi ti vai a incespicare ancora di più, secondo me, in una cosa un po' contorta. Qua invece c'è carino questo qua per le classi di età. Quindi vedi ad esempio, non so, quella... I miei ultra settantenni. Quella rossa che è Meetup Partner, una dating app, vedi che man mano che va avanti l'età scende. Mentre c'è il piccolo... Aspetta, 70-74 alto? No. Vedi, infatti c'è a bar, gig o in un caffè e va aumentando quando invecchi, giustamente. Quando invecchi giustamente sei sempre lì. Ci sta. Invece anche i siti sono un botto usati dai quarantenni, secondo questa ricerca. Ma secondo me i siti sono quasi... Cioè ci sono un botto dai quarantenni. Ma poi più vai avanti con l'età... Più fai fatica a trovare gente al di fuori della tua vita quotidiana, cioè dell'andare a lavoro, tornare a casa, fare le cose che devi fare da persona di mezza età. Fai fatica ad allargare il tuo cerchio di persone. Una roba che analizzavamo con Nick è che tipo non lo sai, magari lo proponiamo. Però in realtà lo posso dire. No, non lo so. Cioè, fa parte della tua vita. Cioè? Ma magari sono cazzi miei. Forse sono cazzi suoi. Che palla, però è nulla di sconvolgente. Comunque stavo... No, non voglio rischiare, I siti incontri forse sono tipo le agenzie matrimoniali. No, quella è un'altra cosa, secondo me. Ah, perché c'è diversità tra sito e app.
Esatto, siccome distingue app e sito magari. Ah, perché un tempo c'erano i siti tipo Mythic, è un sito. Ah, ok, ma secondo me le agenzie però sono un botto usate. Allora, adesso facciamo un giocone. Aspetta che chiudiamo il, sì, il sondaggione. Spacefalle vi ha fatto broccolare, ha vinto il no per il 95%, però per il 5%, ovvero 19 persone hanno risposto di sì, quindi. Ma perché non troviamo 19. Un posto dove farli broccolare? Ci sarebbe di brutto. Ma noi abbiamo tanto posto in studio, no, era broccolare, no, però non fisicamente, dicevo proprio un luogo dove. No, è troppo pericoloso, scusate. Ma per se già 19 persone hanno broccolato con Space Valley è un buon risultato. Però aspetta, tu dici broccolare nel senso di amore sessuale oppure semplicemente no, con uno, cioè dating. Ah, ok, vabbè, abbiamo dei divani, possiamo farli parlare, li serviamo. No, a me piacerebbe un giorno nella vita organizzare speed dating. Speed dating è una cosa che esiste ancora. Secondo me sì. Secondo me no. Per me era una secondo roba. Secondo me Inghilterra va un botto. Che ci sono tutti. Sì, tipo in vero. Sherlock, lo facciamo vedere. Non mi ricordo dove. Cioè, c'è anche in coso, in About Time. In About Time. Cioè, quella è al buio. Esattamente, che sì, non vedi l'altro. Però quello mi mette un persona. Botto di ansia. Però è figo. Lo speed dating. Ehi, ciao, speed, mi chiamo Francesco. Però quello è solo speed? Buio. Come si quello è solo ansia. Buio. Okay. Però quello secondo me è figo perché, tipo, te non vedi l'altra persona. Però sei dal vivo. Quindi la senti dal vivo. La voce dal vivo. Senti gli odori. Dal vivo, okay. E secondo me l'ormone circola, ma è figo. È vero che tu, è vero. Io figo. Purtroppo sì. Ammetto la mia limitaggine mentale, non ce la, cioè non ce la farei. Non sarei così aperto mentalmente. Comunque lo ammetto. Primo impatto estetico per me è importante. Anche per le altre persone, eh. No, tipo... no, Mera, scusa, Mera, stasera sono una roba. Cosa dici? Perché? Perché? Sono un coglione. Perché? Perché? Cosa? Perché per... No, non stavo capendo, non stavo capendo il discorso. Sono... Eh no, dico, cioè, se fossi al buio continuerei a pensare, sì, simpatica, però io voglio vederla, cioè. Sì, sì, certo. Che cazzo ridi? Non ho capito se mi ha tirato una frecciata che non ho inteso. Certo che era una frecciata. No, frecciata, che cazzo dici? Ma andiamo avanti. Io ho capito che ha detto che sei brutto. Sì, esatto. No, ma vaffanculo, vero. No, mi sembrava così grave. Ha detto che anche per altre persone è importante l'aspetto estetico. Quindi ci sono persone per dire, guardati per in faccia prima di guardare. No, 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 io mi dissocio da questa cosa. Vabbè, sto facendo solo confusione. Allora, hai già fatto la pipì, vai a fare la pipì. E poi hai detto da tonno. Non si è lavato le mani. Detto da me. Allora, io vi dico un paese, ok? Vi do un po' di informazioni e voi mi dovete dire l'usanza. Ma non leggere. Che allora non ho fatto niente. E voi mi dovete dire l'usanza che c'era, ok? Sì. Dai, non ti incazzare. Stai zitto e vai avanti. Stai zitto e parla. Ma è un mottone. Ma stai zitto anche te. Facciamo sta merda che ha preparato. Il biondo e andiamo avanti. Mettimi la voce. Dai. Allora, ma non mettimi nessuna voce. È un mottone. Non mettimi nessuna voce. La voglio. Dai, voglio un premio. Per piacere. Voglio un premio. Dai, il quizzone. Ecco. Allora, Austria. Ma non dovevi dirlo. No, dobbiamo indovinare l'usanza. Ma come cazzo? Ma io dico al contrario. Dici l'usanza e diciamo il paese. Ma sì, esatto. Come faremo mai il tuo finale? Ma io vi do un po' di roba. Ah, ok, vai. Voi ve la fate. Scherzo. Vai. È la voce. Allora, Austria. Voi ce l'avevate il bimbo ballo? Aveva questa voce qua? Cos'è? No. Stai zitto, vai avanti. A me ricorda Dark. Austria, 18 secolo, okay. Abbiamo 17? 18. No, 18. 1007. Allora, abbiamo le zitelle, ok? Le zitelle. Abbiamo zitella. Zitella single. Zitella si usa single ancora, okay. Non è quella che è rimasta single, non no, lo so. No, ma ti ricordi il negozio senza... in Corsica, festa zitellina? Sì. Porca troia. Ah, proprio la festa zitellina. No, è un negozio di giochi. No, era un negozio di giochi bellissimo, per bambini. Enorme. Ma che festa, zitellina. Vabbè, zitelle. 18 secolo. Poi vi dico festa, balli, sì. Ok? E poi vi dico spicchietto di mela. Ok, che cosa poteva avvenire? Allora, ma erano solo zitelle. Erano solo zitelle, Nick. E... ma ormai è passato, non puoi più partecipare, capito? Cioè, era poi là, col tempo. Cosa di allora. Di mela. C'era. Ah, cioè, ma cosa mezza faceva? Mela, devono trovare l'altra metà uguale. No. Bello. No, però bello, mi è piaciuto. Lo fanno nelle discoteche. Veramente? Che tu c'hai, ti danno un coso e devi trovare l'altro che c'ha lo stesso coso. Sì, come fai a saperlo? È andato a un botto di festa. Sì, esatto. Che si faceva con questa però mela? Però poi non trovavo nessuno. Allora, secondo me il detto tipo sei come una mela marcia potrebbe c'entrare? Allora, la mela marcia non c'entra, però la mela non era nelle condizioni belle. Quindi magari la prima che si ossida la mela è una merda. No, allora questa mela era tenuta in una parte del corpo. Ascella. Bravo.
Davvero? Ok, ok, sì. ci siamo. Quindi la gente, queste zitelle ballavano, ok? Sì. Ah, scusa, secondo me cadeva, se cadeva lo spicchio di mela e rimanevano zitelle a vita. No. Secondo me, se tu uomo volevi approcciarti, dovevi mangiarti la mela. Era tipo il prezzo da pagare. Praticamente sì. Allora la zitella, dopo aver ballato, era interessata a quello che aveva visto. Lui si approcciava e se lui ricambiava doveva mangiare lo specchietto di mela sotto l'ascella sudata. E io gli chiedo, lo fareste? No. Sì. Beh, dipende da chi è. Nel senso che se una persona magari ti piacciono anche le schifezzine. Beh, Nelson ci ha citato la Golden Shower. No, io non faccio così. Però non la escludo neanche, nel senso. Guarda, c'è un sondaggione. Sondaggione? No. No, fallo carina, fallo carina. Mangereste spicchietto di mela? Io pensavo sulla Golden Shower. No, anch'io sulla mela. Mangereste lo spicchio di mela, non necessariamente della zitella, comunque della persona di cui siete innamorati. Facciamo così, facciamola più profonda. Voi no? Io sì. Io, beh, oddio, sai che io farei? Sì, ma sti cazzi, cioè. 095 dice, ma magari c'ha l'ascella che sa di ragù. Vabbè, Ghost sta sparando puttanate da tipo tre live di consecutive. Comunque, non googolate Golden Shower, che c'è un sacco di gente che si chiede. Non googolate. Pensa se l'ascella sa di sciroppo d'acero. Possiamo togliere le voci moleste? Sì, scusa. Ma più un botto lui. Almeno Nick. No, le voci. Ma buca le orecchie. No, è fare un botto. Sono diventato così anch'io. Sì. Allora, prossimo. Le orecchie. Prossimo, Paesi Bassi. Indovinate che secolo? 18esimo secolo. Diciassettesimo. C'è stata questa coincidenza che ho trovato anche questa del 18esimo secolo. Si lanciavano nei canali. No, io vi dico, questa è molto semplice. Tulipani. Sposi. Ok, aspiranti sposi. Sì. Sì. E spiranti costretti a tagliarsi l'orecchio prima a notte. Sì. A sposarsi è parte della cosa. Ok. Aspiranti prima notte. Aspiranti sposi. Lo so. A tagliare un tacchino, tagliare la testa a una gallina per sporcare le lenzuola per far vedere che lei era vergine. Come cazzo no, fai a sbagliare in questa maniera? Ripeti. Però racconta meglio questo. Io ho sentito, non so in che luogo del mondo, ma forse anche in Italia, Non so. Una volta, comunque, bisognava essere vergine nel matrimonio. La prima notte di nozze, tendenzialmente, si sapeva che si facevano le loro cose. E si diceva, che poi alla fine non è neanche per forza vero, che quando si perde la verginità, la donna potrebbe perdere sangue. E quindi, nel caso non fosse stata vergine, prendevano una gallina, le tagliavano il collo e macchiavano le lenzuola che poi sarebbero state appese al terrazzo di casa o nel giardino ad asciugare, e si sarebbe visto un po' di sangue quindi avrebbe fatto capire che erano arrivati vergini al matrimonio. Però ma potrebbe essere tutta una falsa informazione. Io ti posso dare una fonte che è il Corriere della Sera. Lanciamo la falsa informazione. Nel dubbio. Cioè, ma poi scusa, mi ricordo che effettivamente dopo la prima notte facevi vedere le lenzuola. Dicono che è vera sta cosa. È vera? Vabbè, bravo. Cioè, perché facevi vedere le lenzuola? Il collo alla gallina, cazzo, cioè, magari non è come se fosse dissanguata, cioè l'imene rilascia pochissimo sangue. Non so. Non lo sai te? Non sono così tanto informato al riguardo. Vabbè, questa posso dire era molto più semplice, era semplicemente i due novelli, no, non novelli perché non erano ancora sposi, aspiranti sposi, dovevano passare una sera a letto, entrambi legati, uno da una parte del letto e uno dall'altra, e semplicemente dovevano resistere a questa cosa. Legava? Alla pulsione sessuale. Sì, erano legati. Ma non so. Vabbè, era tipo una roba tipo di attrazione, ma costrizione. Ma che attrazione è vedere un altro impalato con le corde? Non era specificato se nudo o vestito, capito? Ma lo stesso, è la stessa cosa. Cioè, la sera dopo. No, dovevano resistere. Cioè, nel senso, loro avrebbero voluto broccolare. Invece, prima del matrimonio, gli dicono: vi leghiamo, non potete broccolare. Così passate una notte insieme senza broccolare. Esatto. Però la notte dopo, quelli due non ci possono domani. È la situazione che non mi mette voglia di broccolare, vedere una insalamata davanti a te. Beh, a molti fa. Dipende. Poi non c'erano foto su questo. Ok, dovevi trovarle però. Scusa. Qualche dipintino. Bondage. Allora, ma non era bondage, una roba del genere. Passiamo alla Colombia, signori. Sì.
Ci io sto pensando dico, beh, ti, anch'io ti sparano. Ah, no, aspetta. No, vabbè, ma no, ma ci dissociamo da, questa rappresentazione violenta di un paese. Allora, no, è vero che i più grossi cartelli colombiani gestiscono le droghe, c'è gente che ti spara, ti taglia la testa. Ma no, qua è più una cosa assurda è che in un botto episodi di The Daily del New York Times c'è la pubblicità alla Colombia. Sta promuovendo un sacco, c'è anche no, qualcuno veramente, che è andato cioè, lì. Ma è andare in Colombia. Sì. Anche cioè che dice quanto è bella la Colombia. Ma tutti sicuro... Aspetta, Colombia o Colombia? No, non la Colombia, la Colombia. Infatti mi ha fatto strano, è proprio la Colombia. Sì, ma però, c'è qualcosa che... Ma c'è trovo... anche qualcosa, c'è un evento che fanno in Colombia adesso, gigante. Però è assurdo. Però fra, al di là del narcotraffico non c'è solo quello. Ho capito, ma come dire, l'Italia è pizza, mafia, mandolino. No, è molto diverso, con tutti i paesi del mondo va in Colombia. Ma cavolo, forse è bellissimo. Non sono d'accordo. Ma come tutto il Sud America è pericoloso. In Brasile, se vuoi, in anche il Brasile è pericoloso. La Colombia. Ti assicuro che è molto pericoloso anche il Brasile in alcune zone. Ma non è la Colombia. Però dico, la Colombia non è solo narcotraffico, è quello che ti sto dicendo. Probabilmente stanno cercando di farlo credere. Che ma scusa, c'è anche un'idea un po' di c'è storta, la ragazza quella, con tutti i paesi che ci sono, perché andare in Colombia. C'è l'arciera, quella fortissima. Un'arciera? Colombiana fortissima che loro ci segue che è Colombia, ma vedo le sue storie, è un bel paese. Ma lei è una narcotrafficante e non è una narcotrafficante. Oddio, a meno che non spacci con le frecce che arriva la droga, però saranno una minoranza c'è una regola che... un colombiano, no, però vi insegno una regola: il numero di ladri è sempre minore al numero delle persone derubate, quindi la minoranza, cioè la maggioranza, saranno sempre persone oneste. Ok, perfetto. Vabbè, ma se domani ti pagassero un viaggio in Colombia tu non ci andresti? In Colombia è nella lista dei paesi in cui non vorrei andare. Ah, ok. Andiamo a chiudere il sondaggio. Mangereste lo spicchio di mela? 51% sì, 49% no. È incredibile, a metà. Beh, ci sta. Beh, no, dai. Sei uno sconosciuto, poi non lo mangio. Ma l'ascella sarà pulita in ogni caso. Beh, dopo il ballo. Dopo il ballo, Dopo il ballo. Dopo il ballo sarà un po' salatino. Magari sarà tipo talco, che schifo. E poi vabbè, Nick è allergico alla mela. Sì, è vero, è allergico alla mela. Allora, vi dico questa facile: Colombia, prima notte, ok? Sì. Tagliano una gallina. No, sì, vabbè, con le palle. Vi dico, prima notte, con la gallina tagliata. Tra marito e moglie. E vi dico parentela. Ah, i parenti assistono all'atto amoroso dei due. La madre assiste all'atto amoroso per controllare che lei sia vergine. La madre del marito. La madre del marito. Assurdo. Peso. La madre del marito. Ma ancora oggi? Non so se ancora oggi magari la dote. C'è la dote da sborsare se non è vergine. Non lo so, non ho approfondito così ma tanto. Ma che sono sicuramente paesi molto, molto credenti. Però io non penso che sia così in tutta la Colombia, ripeto. Ma no, sarà più estremiste, voglio dire. Sì, però sicuramente se tipo la religione è forte sul sesso incide radicalizzato, in qualche modo, sì. Allora, ma siamo fuori. Indonesia, festa del PON, ok? È del cazzo. La festa del PON. È la festa del PON. La festa del PON. Pom pom. Collina. Rotolano giù inseguendo una piccola fetta di formaggio. No, in terra. Ah, ok. C'entrano le mucche. No, c'entra collina, ok. L'arbitro. Mariti. No. Mogli. I mariti devono portare la moglie in groppa in cima alla collina e lì fare l'amore. No, però si fa l'amore su. No. Ok. Però è un amore pubblico. Cambi moglie o marito. Sotto la pioggia, cioè scambista. Scambismo. Tu devi. Questa scappa la prendono una delle mogli e ci fanno sesso in cima. No, qua semplicemente tradimento sulla collina. Praticamente è di buon auspicio che tu alla festa del PON vai su e devi tradire tua moglie. E fanno la stessa cosa le donne, gli uomini vanno su e si tradiscono tutti a vicenda. Ma Antartico. Ma da sposati. Sì. Da sposati, sì. La festa del PON, cosa significa PON? Ma parteciperanno degli scambisti. O è proprio una roba che fanno tutti? Oddio, una roba che fanno molti. Però scusa, ma una popolazione? Sì, in Indonesia, sì. In Indonesia chi? Indonesiani. Però aspetta, non è una roba al matrimonio, è la festa del PON. Sì, è una festa. La festa del PON. Sì, no, dico, un giorno matrimonio, cioè nel senso... Sì, sarà una roba dove però vanno chi... Quelli che vogliono fare scambismo, dico, non sei costretto a partecipare, no, quindi non sei ci vai se vuoi fare scambismo. No, è di buon auspicio che tu ci vai. È di buon auspicio. No, non di scambisti. Beh, è di buon auspicio. Se no, non ci vai. Vabbè, di buon auspicio, che cazzo vuol dire? Sarà per una fortuna. Ma sarà una festa di scambisti. Vabbè, niente. Villaggio balinese di Tengan. Allora, Indonesia, questo è molto figo. Hai
degli uomini, ok? Sì. Hai del bambù. Uomini e bambù. Uomini e bambù. Se devono estrarre sculacciate. Sculacciate col bambù. No, devono estrarre il bambù. Aspetta. Il ridollo, no, del bambù. Sembra assurdo quello di Nick, ma continua sulla tua strada. Hanno un bambù in culo. Devono estrarre il palo di bambù. Si penetrano col bambù. Rage quit. Ma no. Che cazzo è? Ma cosa pensavi che dicessi, scusa? Ma non lo so, ma stavi andando su una cosa carina. Chiara invece... Pipetta suggerisce si prendono a bambù sui genitali. Non sui genitali, però si prendono a rametti spinosi e sì. Hanno uno scudo di bambù. E praticamente le donne assistono a questa cosa qua e poi scelgono il guerriero più forte. Ah, vabbè, ci sta. Easy, è molto ancora oggi? Easy. Sì, lo fanno. Peso? Sì. E questa cosa qua molto più tranquilla. Va bene. Anche se fosse la nostra gag del c'ha un palo in culo. No. Quello era Vlad che impalava le persone. No, il conte Vlad. Non penso. E poi vabbè, vi potrei stare andando a annoiare tantissimo con il fazzoletto in epoca vittoriana che ho scoperto che serviva a seconda di come lo usavano le dame a comunicare mille messaggi, tipo passarlo sulle labbra voleva dire vorrei conoscerti, passarlo sugli occhi mi dispiace, passarlo sulla guancia ti amo, piegarlo vorrei parlare con te, cioè avevano un sacco di linguaggio segreto, addirittura questa cosa veniva tipo riportata sui giornali dell'epoca e spiegavano questo linguaggio assurdo, ma secondo me la cosa più bella è andare a vedere i corteggiamenti degli animali. Ok, sì, alcuni animali che ho trovato. Tipo il palo, allora, facciamo un attimo una premessa. Io oggi pomeriggio sono stato praticamente tutto il pomeriggio in studio di là con Tonno. Sì. Tonno alle cuffie, ma sentivo dei versi. Tipo. No, allora. No, quelle erano le canzoni di Sanremo. Ascoltava sì, le canzoni sì, di Sanremo. Perché no, dopo le canzoni di Sanremo. No, sono andato a trovare quelli più comuni che forse la gente a casa naturalmente conosce. Ci mancherebbe che non li conosca, però secondo me li volevo un attimino citare perché sì. Sono sempre belli. Tipo i gibboni sì. Che emettono. Tu li hai presente come hai fatto un gibbone? No. Dai, gibbone. Cos'è un gibbone? È una gibbone che c'ha. Ah, è quello. Sì, ok, ho capito. Sì. Tipo, loro fanno proprio delle canzoni. Ok. Hai video. Okay, finalmente andiamo a vedere i video di animali. Vi ricordiamo che chi non avesse visto la live scorsa, abbiamo visto animali che si picchiano con esseri umani. E non riesco a metterlo li grande, porteremo avanti quei video. Li porteremo avanti. Non so usare un browser, Ton. Niente, fallito. Nativo digitale. Si autodefinisce nativo digitale. Ma fai cose diverse, non è che devi continuare a pigiare. È l'unica cosa che potrai fare. Aspettate, arriva il tecnico, Frank. Cioè, con un click riuscite a ingrandire. No, guarda. Cosa stai facendo? Capisci che... Sembrate due gibboni. Siete un po' dei gibboni. Ma ci sono anche le tartarughe. No, non farlo partire. Oh. No, le tartarughe non te l'ho messe, Nick. Dai, quelli che si accoppiano, l'hanno visto ma tutti. Ma sono bellissime. È quello che fanno il player di Drive. È il player di Drive. Ah, cazzo. Tu quindi sei nel player di Drive. No, in realtà me l'ha aperto con YouTube. C'è scritto Drive. Però vedi, me l'ha aperto da YouTube. Vabbè, nel frattempo è partito un sondaggio. L'hai lanciato tu, me lo sono perso. No, io non ho lanciato nulla. Un sondaggio. Vi sentite corteggiati da Tonno? Sì, è un bel gibbone. No, pessimo gibbone. Ma che cazzo? Ti direi un bel gibbone. Cazzo, sì, un bel gibbone, 75%. Sta vincendo. Ma che cazzo dite, ragazzi? Dagli tempo, però. Fai in tempo a perdere. Prima mi hanno insultato di brutto. Votate sulla cosa dell'approccio. Ma che perché stanno mettendo Enzo Paolo Turchi intanto? Con le emorroidi? All'isola dei famosi. È vero che Enzo Paolo Turchi ha avuto le emorroidi. Si è dovuto ritirare per... è dovuto ritirarsi. Povero. Perché aveva le emorroidi, fu costretto a ritirarsi. Anche Frank è nativo digitale. No, si è fatto a dire che gli Apple iPad. Ah, è colpa dell'iPad. Sì, arrivo io. Ce l'ho fatta. Andiamo a vederci i gipponi che si corteggiano. No, che schifo, ma te non ti hai lavato le mani. No. Vabbè. Frank, la pipì di Tonno sui polpastrelli. No, dove vai? No, aspetta, che c'è il corteggiamento dei gipponi. Cazzo. Ho trovato il corteggiamento. Vabbè, andare. Ma senza Frank. No, ma aspettiamo, dai, aspettiamo, per il primo. Aspettiamo Frank. Io devo andare a fare la spesa ai 30. Devo fuggire. No, anche io ai 30 devo andare. Beh, no, io guarda, sono due video cortini e poi dopo andiamo tutti a casa. Mi chiude l'S. Ma anche per i ragazzi qua che si sono abbonati, che hanno donato sub, che hanno fatto brigato, bisogna far vedere il gibbone. Poi dopo lo facciamo tutti liberi. Tu fai una cena stasera per San Valentino? Penso, non lo so. Io no. È che io esco a cena per la prima volta in vita mia per San Valentino. Dove vai? Che cazzo dici? Io vorrei che si sia pieno dappertutto. Scorreggerò. Fai conto che ho prenotato. No, è pienissimo. Infatti che sbaglio. Ascoltami, ho prenotato due settimane fa.
e mi hanno dato uno slot d'orario inculato perché era tutto pieno. No, fra infatti... Mac Driver i componi nel piatto, fidati di me. Sì, sì, sì. Ma pensa, guarda che dopo casa, non infatti. Ti muovi dalla Satiricon, eh? Ma basta non che ordini un po' meno. No. In che contesto mi hai visto preoccupato per questa cosa? Mi cagherò addosso. Ma non è quello, è che in una serata così, poi dopo. Cioè, voi farete sesso dopo? No, io no. Io non faccio mai sesso. Neanch'io, sono verde. Ma te cosa fai? Niente. Ma io vado a fare la spesa. Ma te proprio la odi questa giornata. Cioè ti sta profondamente sul cazzo. Vabbè, una cenetta la preparerai. Come cena ogni sera. Certo. No, probabilmente prendo della roba pronta all'S lunga. Scusa, prima mi hai detto faccio la pasta in casa. Mai detto. Ah, scusa, no, mi ero sbagliato. Prima mi hai detto che vai a Parigi in giornata. Cosa fai questa stasera? Allora, signori, facciamo vedere. No, abbiamo salutato per i gibboni. Ci stavamo chiedendo cosa facessi tu stasera. Stasera pensavo di mangiare qualcosa, poi leggere. Minestrone. Non guardi un film romantico. No, massimo alle 10 a letto. Perfetto. Okay. Allora, ma tu fai qualcosa, Tonno, che non te l'abbiamo chiesto? No, non faccio un cazzo. Ma la vedi almeno? L'ho già vista ieri. E non la vedi oggi? No, però io ho fatto i regali ieri. Ah, perché okay. Ho detto. Fai i regali di San Valentino. Io li ho fatti. Stai messo mulash. Io non faccio. Allora, io su quello mulash. Non li faccio. Poi non è che ho fatto chissà quale regalo. Un libro e del gelato. Anch'io ho fatto un regalo. Ma tu hai fatto dei fiori. Quello non dovevi spoilerarlo. Ho fatto un altro regalo. Che cazzo dici? No, no. E che ne sai? Tira giù la live. No, ho regalato una SD. Che cazzo dici? Vabbè, lasciate stare. Io non ho mai fatto. Perché non va bene un SD? Più o meno. No, ci sta. Guarda che dentro è pieno di filmati del suo pipello. Infatti stavo pensando a quelli. Andiamo a vedere i gibboni. Devo andare a fare la spesa. Vacca, vado. Perché non li hai mai visti? Sì. Come sì? Cosa si vede tutto? Non si vede tutto. No, scantano solo. Gibbone... È solo la danza. La danza dell'amore. Togliete che patatini che siete, grazie. È un animale che trovo molto affascinante. È veramente figo. Io ho pensato perché. Ma che figo. Ma sono due maschi? Anch'io vorrei far così. No, sono maschi. Sarebbe femmine. Fighissimo farlo nella realtà. Ma sono veri. Tra l'altro abbaiano. Ma sembra figo. Oh. Boh. Beh, aver quella bolla sotto al mento sarebbe una figata. Guarda che più o meno in Piazza Verdi c'è il canto dei gibboni. No, perché me lo stai azzerando? Ah, perché si diceva che te lo scrivo. Ma è quel. È quel. Che è bellissimo. È una figata. Mi ricorda. Cioè, ci leggo tantissimo amore io. Mi ricordo da piccolo quando io e mia sorella ci dicevamo per delle dispute. Che non ci sei. Sono distratto. Sì, no. Andavamo avanti all'infinito. Sembra finché uno una non gara. Cedeva. Finché uno non cedeva. Secondo me stanno facendo la stessa cosa questi tempi. Io chiamerei. Tu chiameresti? Con questo, sì. Ah, ok. No, posso dire una roba. I gibboni. Una roba dei gibboni. Sono una specie animale. Una specie di scimmia. Che fonda la sua. No, sto per dire una cazzata gigante, secondo me. Comunque, fanno molto sesso. Fanno tantissimo sì, sesso. Tantissimo. Era e un quando... articolo che ho passato oggi anche a Frank del Post, che aveva il titolo. Guarda caso sul Post. I gibboni fanno molto sesso. Era una roba del genere. No, ma poi da quel che so. Beh, classica lettura serale del Post. Sì, assolutamente. Vivono in gruppo in questi alberi giganteschi. E che l'albero è sostanzialmente una scala gerarchica. Quindi in cima ci stanno le famiglie più potenti, in basso quelle meno potenti. Il maschio delle famiglie più potenti spesso si fa tutto l'albero facendo sesso con tutte le femmine. Poi e non solo su? Perché non solo con i partner femminili, perché quando non sono in periodo d'amore fanno comunque sesso, ma anche con membri dello stesso sesso. Che magari cosa non vogliono, cioè nel senso c'è un gibbone. Come i cani, no? Che sono assessuati durante. Tutti gli animali. Però Tonno non era. Ok, mi corregge Fede, sono i bonobo. Infatti, Tonno, l'articolo che hai mandato era sui bonobo. Ah, i bonobo. Che era tra i bonobo comandano le femmine, si fa molto sesso. Perfetto, grande articolo. Io ho trovato un altro gibbone che mi piaceva un botto, perché da lì, vabbè, un escalation di consigliati di gibboni, manderei questo. Beh, bisogna che la regia sia pronta perché parte subito, perfetto. Un TikTok. Vabbè, questo è famosissimo. Ma non è ridoppiato, secondo me è ridoppiato. No, è ridoppiato. Sembra un po' Cesare. È fighissimo. Quando hai i suoi sfasi. È Cesare nella copertina della round di domani. È vero, Cesare quando hai i suoi sfasi è così.
Ma sta invocando il sesso. Sarà bello. Non ho idea di cosa stessi dicendo. Ma che questi poi sono, cosa sono? Tutti segnali che l'animale manda agli altri animali per dire: Wewe, sono pronto, sono qua, ciao, guardatemi. Aspetta, perché non durerà l'urto. Perché questo era canto di una scimmia che mi ha fatto ridere, questo qua. Poi ho segnato altri gibboni che urlano, ma basta, direi. Una roba fighissima che ho trovato in Colorado, il gallo della salvia. Non ne avevo mai visto uno. Cos'è il gallo della salvia? Emette dei suoni per accoppiarsi stranissimi, ve lo faccio vedere. Degli ultrasuoni. Aspettate che c'è un attimo di pubblicità. Sono ultrasuoni, quindi potete sentirli. La pubblicità no, è beh, di? È una roba stranissima. Non ho capito. Aspetta. Non è che vai, ce l'ho. YouTube Premium. Ce l'ho. Cioè, hanno delle bolle. Ma sono alieni. Veramente sono alieni. Adesso te li fa vedere un po' meglio. Sembra Star Wars. Ma cosa dici? Ma sono tacchini. Guarda. Sono polli, tipo. A volte fanno uscire da sotto ste due bolle. Ma sono dei suoni super babbolosi. Ah, ma hanno uno scroto di brutto. Ma sono acquatici. Guarda. Che schifo i pelli. No, questi sono bellissimi. Belli. Questi però sono proprio alieni. Mi sembra di giocare a No Man's Sky. Guarda. Spore. Cos'è quella roba? L'ho detto, sono assurdi. Secondo me è tipo il loro punto debole quello. Devi sparare lì. La freccia la spari lì. Esatto. Ma il mento, tipo. Che roba assurda. Poi ho scoperto che un altro animale che si accoppia e fa una gran fatica è la lepre europea. Nel senso che è un casino, perché lotta con gli altri maschi e dopo aver lottato addirittura devi inseguire la femmina, quindi è un casino. Ah, e ho trovato una, ma se ne danno è come più è come il patto del diavolo di Frank, che ti svegli ogni mattina, devi correre tot chilometri sì, con i nani. E ho trovato questa lotta tra lepri europee. Bello, lo dico, no, mi piace queste cose, mi piace. Ti piacciono? E sì, ho scoperto che così sono macabrissime, cioè una roba... Cioè si staccano le teste? No. Ma possiamo vederla? Vediamola. Dai, vediamola. Ho paura. Vediamola. Siamo sicuri? No, sì, vediamo. No, Pingu. No, vediamola, vediamola. Vabbè, Massimo capiamo, Pingu, vediamo. No, perché capiamo com'è? Vabbè, pronta a staccare la live. Capiamo in che se... No, dai, ma ragazzi, capiamo. Non riesci a farla vedere a qualcuno? Dai, possiamo... Vediamo, poi vediamo. No, dai, non mi annullare. Vado, se parla così, no, qui comunque. Dai, esatto. Okay. Qua si lottano. Questo è ancora maschio contro maschio? Maschio contro maschio. Non so se percepite la tensione. Guarda, c'è Pingu che sta grondando. Esatto. Di peso. Vero, peso. Però non si attaccano. Nick ancora non ha capito che... Sì, ma i miei gatti quando litigano? Sberlona. Capite la sofferenza di queste lotte? Ma sono straveloso. Assurdo. Wow. Non ho capito qual era la cosa. L'avete visto? Mi sa che era una gag, Frank. Era una gag perché no, dice super violento e poi invece non è tanto violento. C'era veramente questa gag. Ma non so, guarda, quanto aveva fatto un salto. La gag, c'era veramente stata questa gag? Sì. Ma sì, tu mi hai mandato a fare la spesa per riparare questo? Porca no, aspetta, perché da lì mi sono interessato e ho guardato anche i versi degli animali. E quindi ti ho trovato per te, Nick, perché non potevo fare solo questo. No, il diavolo della Tasmania. Il verso del diavolo della Tasmania. Che lo scrivevano tutti in chat prima. Ah, vediamo. Che è veramente figo, non l'avevo mai trovato. Tasmania. Tasmania. Bellissimo cartone. Tasmania, manio. Ce l'ho, sto già partendo. Un po' di raucedi. È come ci salutiamo a Space Valley la mattina. Sì. Questo è un verso molto alla Cesare. Sono orrendi comunque. La coda è stranissima. È un tubo. Sì. Comunque sono evolutivamente, secondo me, fallati. Sì, sono fallatissimi. Era un tipo topo che voleva essere un po' di più. Sono topi cinghiale orso. Sì, esatto. Cane. Ma poi vedi che sfasi che hanno sul muso. Sì, camminano anche. Vabbè. Però negli occhi tipo quasi umani. Io direi che possiamo fare tutta la chiusura della live come fossimo dei diavoletti di Tasmania. Pensavo come dei gibboni. Allora, abbiamo però due vocali, due vocali da ascoltare. Non avevamo detto cavolo, vai. Spero che vi sia piaciuto comunque il contributo video che avevo. No. Molto. Ascoltiamo il primo vocale, San Disperatino. L'amore non esiste. Va in cerca. Grazie. Sì. Ascoltiamo un secondo, approccio tigrato. Salve, c'è stato un periodo a Bologna
in cui approcciavo i ragazzi dicendo pigna, pizzicotto, tigre. E poi vedevo qual era il loro feedback e da lì continuavo la conversazione. Pigna, figo però dire qualcosa che mi sembra che ti sorprende. Ah, forse perché ci ha provato. Può essere. Può essere. Pigna, pizzicotto, tigre. Cioè tigre, tu effettivamente tigre. Dai un primo argomento alla chiacchiera. Bello. Cioè tu dici pizzicotto e allora ti chiedo perché pizzicotto e inizi a parlare di quello e poi parte e passi ad altro. Esatto. Sto cazzo! Oppure vedi fai... Pigna, pizzicotto, tigre. Io avrei detto... Lo scopriremo nella prossima puntata di Yak. No, aspetta, avevo un altro video. Ok, andiamo a vederlo. Vai, intanto prepariamoci anche per il ride. Andiamo a vedere chi è disponibile. Poi chiudiamo. Io terrei sotto il video, intanto facciamo. Vabbè, altri gipponi. Sì, esatto. Al rallentatore. Ma è una nave. Cacchio, è una crociera. Chi vogliamo raidare? Cristina Scabbia. Cristina Scabbia, ci sta. Salutatela, ditegli Frank ti saluta. Ditele. Vabbè, scusa, non sono bravo con l'italiano. Comunque, grazie a mica. Tutti gli abbonati. Siamo a 1048 del mese. Dobbiamo arrivare almeno a 7824. Sì. Ma però ricordiamo che 1048 qua si chiude la baracca. Io proporrei da marzo senza luci, anche perché le bollette sono schizzate. Le bollette? No, però io continuo a dire questa cosa. Non ce la facciamo stare. Non vi dico quanto paghiamo. Perché... Noi ci vediamo domani su YouTube e giovedì di nuovo in live. E anche su YouTube. Tra l'altro, giovedì faremo una live che è collegata al video YouTube. E vero. Ricordo a tutti quelli che... Scusami, diciamolo che cos'è il video, perché se me diciamo. Se la caricano. A parte che domani su Space Valley uscirà un video finalmente in cucina dopo tanto tempo. Vero. Invece il video di giovedì su Space Valley sarà l'intesa vincente, il ritorno in versione potenziata a tavolo con tutti. Io provo un altro video. Vai, vabbè, guardiamo. Ah, okay. Un altro ancora. Me lo puoi mandare, Pingu. Ancora gibboni. Ma basta. Vabbè, ma è lo stesso video. Direi che andiamo. Andiamo. Raida Cristina Scabbia. No, questo è il momento più bello.